Questa è la prima puntata di una nuova vicenda che ci apprestiamo a vivere con una forte decisione, ma intanto abbiamo posto le nostre pregiudiziali, nostre dico anche di altre regioni come l'Umbria, le Marche, la regione Molise, che hanno delegato l'Abruzzo a rappresentare una posizione univoca e condivisa che tende a subordinare qualunque tipo di espressione sul tracciato del metanotto SNAM su Mola Foligno alla preventiva conclusione della vicenda della centrale di compressione SNAM. E va detto che la trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto attiene la centrale di compressione SNAM di Sulmona, secondo noi denota qualche vizio di legittimità. Stiamo approfondendo la questione con i nostri legali e con l'Avvocatura regionale perché riteniamo che l'atto sia impugnabile. Per quanto attiene invece il metanodotto e quindi il tracciato sul Mola Foligno, abbiamo inoltre evidenziato un paio di criticità. La prima era quella legata alla conformità sull'attuale, non solo all'attuale legislazione vigente in materia antisismica, la conformità anche quindi a questi dettami e soprattutto il rispetto di norme sia regionali e anche nazionali. Purtroppo noi ci stiamo scontrando con una situazione che ha dei tempi lunghissimi. Insomma, il decreto di via è intervenuto nel 2011 dopo che nel 2005 fu avviata. C'è stata un frazionamento, se vogliamo, artificioso del procedimento in cinque singoli procedimenti. Noi ovviamente questo non lo condividiamo, noi vogliamo il nostro Abruzzo che si dirica verso una direzione, anche per quanto attiene l'approvvigionamento energetico, che parli chiaramente di sostenibilità e di sviluppo sostenibile, e conseguentemente ci stiamo adoperando.